Cari fratelli, care sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Marco, capitolo 2, versetti 23 a 28. In quel tempo, di sabato, Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: "Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?" Ed egli rispose loro: "Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni." E diceva loro: "Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato." Parola del Signore. Ecco, abbiamo questo nostro brano che ci parla proprio della regola, la legge del sabato. Sabato si riposa, non si deve fare nulla, ma Gesù con i suoi discepoli, attraversando il campo, hanno mangiato le spighe. Allora la reazione dei farisei non poteva aspettare, subito hanno reagito per dire: "Ma non è lecito mangiare il grano il giorno di sabato." Ma il problema non è mangiare, ma cogliere il grano, perché cogliere il grano dava l'impressione di mietere la mietitura, e la mietitura è un grano, dava l'impressione di un lavoro, e perciò non potevano veramente, i farisei non potevano tacere perché vedevano gli apostoli come se lavorassero. Ecco il problema, ecco la reazione anche dei farisei, e perciò hanno chiesto a Gesù una spiegazione. La reazione di Gesù viene non per non rispettare la regola o infrangere la regola per la regola, ma piuttosto per fare capire a questi farisei che non serve accanirsi alle regole. C'è da rispettare la regola, sì, ma valutiamo caso per caso. Gli apostoli stavano nel bisogno. Mangiare è un atto fondamentale. Allora non potevano rimanere così affamati, e come facevano, come potrebbero andare a annunciare la buona notizia quando lo stomaco è vuoto? Hanno mangiato questo. Allora, per dare come ragione a questo atto degli apostoli, Gesù ha citato Davide, che anche lui aveva infranto la regola, ha mangiato l'offerta dei sacerdoti. Ecco, carissimi, quello che Gesù vorrebbe insegnare ai farisei, anche a noi oggi, perché tanti di noi si accaniscono alle regole. Perché io ho l'abitudine di fare così, non posso cambiare, perché la legge dice così, perché la regola è così. Benissimo, ma tocca valutare caso per caso. Davanti ai bisogni, quello che ci insegna Gesù stamattina o oggi, davanti a un bisogno, la regola cade. Per salvare una vita, la regola cade. La cosa più fondamentale e importante è di salvare la vita, ma non rispettare la vita. Non possiamo non rispettare la regola, vorrei dire, la vita è più importante, e non rispettare solo la regola, perché non possiamo rispettare la regola e fare perdere una vita. No, invece infrangiamo la regola per salvare una vita. Ecco quello che Gesù vorrebbe insegnarci, perché noi non possiamo sempre mettere davanti a noi le nostre regole, le nostre leggi. Mettiamo davanti l'amore, e questo amore che ci permetterà proprio di aiutare gli altri quando saranno nel bisogno. La vera regola, la vera legge deve e dovrebbe aiutare l'uomo a realizzarsi, a veramente promuovere la vita. Ma quando una regola distrugge la libertà, distrugge la vita, non è più una regola. Invochiamo lo Spirito Santo di aiutarci a valutare caso per caso, per aiutare i nostri fratelli e sorelle. Davanti alla vita, la regola non esiste più. Vi auguro una buona e santa giornata. Che Dio vi benedica sempre.